Salve, ben ritrovati a tutti voi. In questa puntata parliamo inizialmente dello sconto del 30% delle tariffe INAIL. È un nuovo provvedimento molto interessante che è stato approvato dall'INAIL e precedentemente dal Parlamento, che prevede che tutte le aziende di qualsiasi settore, se fanno delle iniziative sulla sicurezza sul lavoro aggiuntive agli obblighi di legge, abbiano degli sconti sulle tariffe INAIL molto interessanti. Abbiamo per questo intervistato alcuni esperti, un ingegnere e coordinatore della sicurezza e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali. L'INAIL ha un modulo per la riduzione del premio assicurativo sull'oscillazione del tasso di tariffa che si chiama OT24, che permette una forte riduzione del premio INAIL pagato per l'assicurazione del lavoratore. A questo punto l'imprenditore, diciamo, più attento, più attivo in termini di sicurezza, può, avendo fatto degli adempimenti straordinari oltre il minimo di legge, richiedere appunto, mediante un semplice modulo, una riduzione del premio. Questo modulo si compila online o si compila cartaceo e si consegna all'INAIL provinciale. Un'azienda, un'impresa edile con meno di 15 dipendenti che ha comunque fatto il documento di valutazione del rischio e ha comunque fatto il piano di emergenza, ecco che può prendere un punteggio. Arrivato a 100 riesce a preparare il modulo e a presentare la domanda. In seguito poi l'INAIL ovviamente ha possibilità di verificare che questi adempimenti siano effettivamente realizzati e quindi far sì che questa ditta, questa impresa, sia ammessa alla riduzione del premio. L'azienda ha un grosso vantaggio economico perché c'è uno sconto variabile che nel caso delle piccole imprese può arrivare fino anche al 30%. È ovvio che è uno sconto modulare che cala con l'aumentare del numero dei dipendenti, quindi prontamente uno riesce a valutare quanto risparmia, basta e sufficiente andare a prendere e verificare quanto ha pagato l'anno prima. Con magari l'ingresso di nuovo personale, questo personale necessita di formazione aggiuntiva, formazione per il nuovo ingresso, formazione per nuovi ingressi in edilizia, quindi formazione specifica per, non so, pontisti, addetti alla gru e quant'altro. Ecco che fatta la procedura per la verifica della formazione, troverà subito la soluzione anche mediante appunto la formazione specializzata che l'istituto edile stesso può erogare. Se un datore di lavoro di prassi aggiorna il documento di valutazione del rischio, fa, diciamo, quella serie di adempimenti in più del minimo di legge che l'INAIL richiede, ecco che si trova un lavoro già preparato anche per gli anni successivi e quindi, diciamo, dimostra una certa continuità e questa continuità poi dall'INAIL stessa è premiata. La riduzione del premio INAIL, arrivando al 30%, va ad essere una somma molto interessante per le piccole microaziende, quelle soprattutto fino a 10 lavoratori, che quindi possono ottenere un risparmio nel versamento dell'INAIL e quindi cifre da poter reinvestire in azienda per migliorare la sicurezza. Questo per il futuro, per il presente e per l'anno in corso, praticamente le aziende possono e fare degli interventi di miglioramento e quindi per ottenere questo beneficio andando a toccare diversi temi che possono essere più o meno onerosi. A volte basta aggiungere a quello che è il minimo della normativa richiesto all'imprenditore per ottenere appunto benefici molto grandi. Gli interventi, come dicevo, possono essere rivolti alla formazione, possono essere rivolti alle procedure di qualità, possono essere rivolte a tantissimi aspetti all'interno dell'attività. Per le micro e piccole imprese, gli interventi più interessanti sono proprio quelli sulla formazione dei lavoratori, perché in un ambiente molto piccolo, dove ci sono poche persone a lavorare, a volte si trascurano cose che vengono date per scontato, che invece andando a fare percorsi formativi anche molto semplici, vanno a toccare quegli aspetti che appunto vanno a eliminare possibili rischi e possibili pericoli trascurati perché l'azienda va a lavorare e quindi ha fretta di concludere lavori, perché l'azienda ha le scadenze, perché il lavoratore sta facendo appunto un lavoro molto veloce. Fare
fermandosi e dedicando tempo a attività formative, appunto di addestramento soprattutto, che sono quelle che portano nella pratica le nozioni teoriche, possono essere fatti grossi passi in avanti per la sicurezza e quindi anche per tutti la salute dei lavoratori. Nel campo degli incentivi ricordiamo che l'INAIL mette a disposizione delle aziende che si dotino di strumenti migliorativi sugli obiettivi di sicurezza la possibilità di accedere a benefici sul pagamento dei premi assicurativi. Tra questi incentivi ricordiamo la possibilità di avere considerata l'adozione di un sistema di gestione di sicurezza del lavoro. Quindi con questo intendiamo che l'azienda si organizza con procedure e documentazioni al fine di organizzare al meglio la sicurezza nei propri ambienti di lavoro. Ciò determina la possibilità per ogni datore di lavoro di avere sotto controllo gli adempimenti, le tempistiche e i report delle attività che vengono svolte a favore di questo importante obiettivo. Il lavoratore è il fruitore finale ma più importante di questa catena organizzativa, per cui su questo si punta molto, su questa metodica, per abbattere l'incidenza degli infortuni sul lavoro, con evidenti riflessi sulla collettività e sui costi sociali che non devono essere sostenuti al riguardo. Quanto si guadagna a fare formazione alla sicurezza? Una vita. L'INAIL regionale nella scorsa settimana ha presentato a Bologna il nuovo rapporto sugli infortuni sul lavoro in Emilia-Romagna. Abbiamo intervistato la ricercatrice che ha svolto per conto dell'INAIL l'analisi sugli infortuni in edilizia e poi abbiamo anche chiesto un commento alle organizzazioni sindacali. In Emilia-Romagna sono stati denunciati 8.720 infortuni nel complesso per quanto riguarda il settore delle costruzioni, che quindi si rivela anche quest'anno uno dei settori maggiormente a rischio. Grande attenzione quindi non soltanto quando siamo sui ponteggi, ma in generale quando siamo in un cantiere. La causa principale degli infortuni, sia nel complesso, quindi infortuni meno gravi, ma infortuni gravissimi e quindi mortali, è dovuta alla perdita di controllo di macchine, di attrezzature di movimentazione di materiali o anche di mezzi di trasporto. In questo caso, infatti, abbiamo più del 45% di infortuni mortali che sono dovuti proprio a questo tipo di cause in Emilia-Romagna nel settore delle costruzioni. Gli infortuni in itinere nel settore delle costruzioni sono un dato inferiore come percentuale rispetto a quello degli altri settori. Invece quelli da circolazione stradale sono leggermente più alti, sono circa l'8%, però parlo di infortuni denunciati in generale, non di infortuni mortali. Gli infortuni mortali infatti sono dovuti per lo più, dicevamo, alla perdita di controllo di attrezzature in generale, non necessariamente da circolazione stradale. Senza voler togliere nulla al lavoro ottimo che ha fatto l'INAIL, riteniamo come sindacato delle costruzioni che in realtà gli infortuni non sono calati. Purtroppo sono calati gli addetti nel settore delle costruzioni, circa 10.000 addetti, e quindi di conseguenza abbiamo una situazione di calo anche dei dati statistici. Il problema vero qual è? Che oggi in una situazione di crisi che è presente nel nostro settore abbiamo moltissimi lavoratori che non registrano l'infortunio, molte volte viene trasformato in malattia. Ma non solo, abbiamo anche una situazione di lavoro irregolare presente all'interno della nostra regione. Questo ci deve far riflettere maggiormente anche perché le imprese che non applicano le regole, non applicano le regole sul piano contrattuale, non applicano neanche le regole sul piano della sicurezza. Bene, grazie a tutti voi per averci seguito in questa puntata in cui abbiamo parlato dello sconto del 30% sulle tariffe INAIL e dell'andamento degli infortuni in edilizia. Arrivederci a tutti.